Rassegna stampa di oggi, 2 marzo 2018. Questa è la terza edizione, cari amici. Ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Elezioni, Corecom, l'Agicom dice sanzionate la regione Abruzzo. Viola la par condicio favorendo il presidente D'Alfonso. Quattro gli episodi contestati dal comitato regionale in favore del governatore, che è capolista del PD al Senato. Sarebbe stato violato il divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per efficace assolvimento delle proprie funzioni durante la campagna elettorale. Perfetto. Movimento 5 Stelle chiude a Roma. Di Maio dice: noi a un passo da vittoria, primo atto, via vitalizi e taglio stipendi parlamentari. Evento finale dei 5 Stelle da Piazza del Popolo. Grillo entra accompagnando la sindaca di Roma. Poi Davide Casaleggio dice: voi voliamo alto e controvento. Il leader porta a porta annuncia: Trenta sarà vice premier del nostro governo. Carlo Ripa di Meano è morto. Era stato ministro e parlamentare solo 2 mesi fa. L'addio alla sua adorata Marina. A dare la notizia è stato il figlio Andrea, ricordando che il padre Carlo è stato un uomo politico e di cultura socialista e ambientalista, parlamentare, ministro della Repubblica. Dopo la morte di sua moglie si era chiuso nel silenzio più assoluto e dopo settimane aveva detto: mi sono reso conto che l'ho amata disperatamente. Michigan, studente 19enne, spara e uccide i suoi genitori nel campus. È in fuga. Qualche ora prima della sparatoria, Eric Davis, scusate, era stato contattato dalle autorità universitarie e dalla polizia. Sembra, riferiscono i media locali, questo per un incidente legato a un abuso di droghe. Portato in ospedale per alcuni controlli, era stato poi rilasciato. Femminicidio, il magistrato Roia dice tra le cause della sottovalutazione delle denunce da parte di magistrati e forze dell'ordine. Giudice a Milano e già PM di punta del pool famiglia della Repubblica, della Procura, scusate. In un'intervista al Fatto Quotidiano Millennium, in edicola da sabato 6, 3 marzo, con un numero interamente firmato da donna, spiega perché in presenza di una denuncia o una segnalazione non si può perdere un attimo. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.